Ciao amici di Breaking Pop, sono qui al Gifone Film Festival e sono finalmente riuscita a trovare un angolino tranquillo e soprattutto fresco dove raccontarvi queste ultime due incredibili giornate di festival. Ieri, per la gioia dei più piccolini, sono venuti Leonardo e Federico, i protagonisti della serie TV musicale Disney Alex & Co, spigliati, giovanissimi anche loro, bravissimi, hanno intrattenuto tutti quanti con battute e sketch, accompagnati da Deborah Villa, che è veramente irrefrenabile, e ci siamo divertiti come dei matti in loro compagnia. E poi comunque registrare una canzone, lo dico io, non è così facile come sembra. Ma raga, canzone e... ci vuole lavoro, impegno e studio. Ma io per fortuna non canto nella serie, non si sa mai, magari ci sarà anche la canzone di Nina prima o poi, non lo so, però non so se convenga tanto alla Disney farmi fare questa cosa. Ma oggi soprattutto è stata la giornata di Tom Felton e un entusiasmo veramente incredibile, come solo Favij e gli altri youtubers erano riusciti a creare finora. Addirittura dei ragazzi hanno bivaccato per due giorni e due notti fuori dal blue carpet per avere una chance di poter stringere la mano, fare un selfie, avere l'autografo di Draco Malfoy di Harry Potter, e hanno affrontato una calura infernale, tanto che alcune ragazze sono anche svenute perché veramente schiacciate dalla folla davanti alle transenne. Lui però è stato bravissimo, dolcissimo, incredibile, veramente completamente differente dal suo personaggio. Quando è arrivato nella sala dove si è tenuto il meet and greet, dove c'erano 900 ragazze ad attenderlo, e lì veramente c'erano 40 gradi, cioè si stava male per il caldo che c'era, gli hanno portato apposta per lui un ventilatore e lui si è preoccupato che venisse girato verso le ragazze. E poi è molto attento ai particolari, c'era una ragazza che aveva una bellissima maglietta con le iniziali di Lord Voldemort, come a creare il logo di Louis Vuitton, e lui si è divertito per questa cosa, l'ha fatta salire sul palco, l'ha abbracciata, l'ha baciata, ovviamente scatenando veramente pianti, lacrime e urla da stadio. Cercate sempre di divertirvi, non ascoltate gli altri, non ascoltate le opinioni degli altri, non fate sì che queste opinioni vi facciano stare male, quindi divertitevi e fate sempre quello che volete. Grazie, grazie.